parlare di tiroide, un argomento che è stato molto molto seguito e apprezzato anche dai nostri gentili telespettatori nelle scorse settimane quando abbiamo fatto i primi approfondimenti. Allora, oggi qua con noi il primario della chirurgia Valduce, Alberto Vannelli. Buongiorno. Ciao a tutti, buongiorno. Buongiorno Alberto, grazie. E con te Angelo Beretta, responsabile dell'endocrinologia, ho detto giusto, dell'ospedale Valduce. Buongiorno Angelo. Ciao a tutti. Buongiorno, un caro saluto, grazie di essere qua con noi. Tiroide, ne abbiamo parlato, abbiamo approfondito. Cosa c'è ancora da dire, caro Alberto? Ma allora l'argomento è pressoché infinito, perché Infinito, sì, sì, infatti. sebbene la tiroide sia questa piccola farfalla che sta sul collo, Sul collo, esatto, proprio. quasi un papillon, in Quasi realtà, come papillon. abbiamo visto, il campo di interesse ubiquitario per il nostro organismo è un organo indispensabile e imprescindibile. Abbiamo affrontato l'aspetto della chirurgia, però la tiroide principalmente, come abbiamo detto tante volte, è un ambito internistico, quindi principalmente è come primo approccio medico. Dato che noi abbiamo questo approccio territoriale multidisciplinare che abbiamo creato con fatica, soprattutto nel periodo Covid, perché è stato un qualche cosa che è cresciuto nel momento del Covid, mi faceva piacere poter far vedere, ecco, la dimensione del problema, soprattutto nel dietro le quinte, l'aspetto organizzativo, perché tante volte uno si trova un fogliettino con una diagnosi, quello che ci sta dietro la diagnosi è un qualcosa di un po' più complesso. E allora, l'idea di far venire qui il dottor Beretta oggi era quello anche per spiegare l'aspetto più clinico. L'altra volta sono state fatte delle Sì, domande che esatto. erano un po' più di tipo clinica. Allora, dato che io ho studiato medicina, ma ormai appartiene al passato e poi non vorrei fare brutta figura, Beh, direi che era tu non lo fai. meglio far venire qualcuno di Vedo che competente. ci sono tantissimi amici che ci stanno scrivendo, davvero tanti, tanti amici, amiche. Michela, buongiorno. Melissa, Laura, un saluto. Cristina, Corrado, Lori, buongiorno. Loretta, Anna Maria, buongiorno. Monica, grazie per questi interventi, sono molto interessanti. Grazie, beh, sono contento, anche perché abbiamo il top del top, non peraltro c'è cioè il primario della chirurgia e appunto anche Angelo. No, è vero, ce la Sì, tiriamo un po', Angelo, perché sì, da un po' ce vabbè, cioè, l'abbiamo. consenticelo, almeno qua lo facciamo, Assolutamente. perché vabbè, Andiamo in giro allora, anche dicendo che siamo che amici del siamo dottor amici del dottor Vannelli. Vannelli, spettacolo tutti. No, quando andiamo in giro diciamo noi conosciamo il dottor Sì, Vannelli, ah bene, è vero, no, è vero. adesso scherzi a parte. Allora, ecco, la tiroide, è una cosina piccola, 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 vero Angelo, ma importante, 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 perché se non funziona, sballa tutto. Assolutamente. E il fatto che già ci sono persone che stanno seguendo assiduamente E vedo che sono tanti anche oggi che ci stanno ascoltando, questo ci stanno incontro lo guardando. dimostra. La tiroide è piccola, ha tante funzioni, le sue funzioni cominciano ancora prima di nascere, perché nel feto la tiroide è una ghiandola ancora più importante forse che non nella vita adulta, ha tante funzioni. E un suo cattivo funzionamento può interessare sia l'età infantile, sia la gravidanza, sia l'età adulta. Quindi già anche in età, diciamo, adolescenziale ci sono problemi, Angelo. Assolutamente, non Ah. solo, ma una insufficiente quantità di ormone tiroideo compromette la crescita, compromette lo sviluppo, quindi è veramente un ormone che interessa la nostra vita a 360 Ma gradi. voi della endocrinologia, che quindi proprio vi occupate, no, nello specifico di questo, e cioè, secondo me non è facilissimo fare la diagnosi, cioè, giusto? Sì, Vabbè, ormai voi avete un team molto multidisciplinare, come diceva Alberto, è vero, effettivamente c'è un approccio, però non è facilissimo. adesso. Col fatto che rispetto a una ventina, trentina di anni fa i dosaggi degli ormoni tiroidei vengono fatti in maniera sostanzialmente routinaria, è più difficile, soprattutto in termini di patologia da ridotta funzione, arrivare ai quadri clinici classici dell'ipotiroidismo grave, anche se in realtà ancora si vedono. Per cui direi che le problematiche che si presentano direttamente all'osservazione clinica sono o pazienti che per altri motivi fanno una serie di accertamenti e trovano un problema tiroideo, oppure esiste una fetta meno frequente, perché per dare qualche statistica,
le patologie della tiroide nel loro complesso hanno un peso analogo a quello del diabete. 5-10% della popolazione sa o è portatrice di una patologia tiroidea. Beh, è una cifra rilevante, mi pare di capire. Cioè, perché, sì, poi l'abbiamo sempre detto anche l'altra volta quando se ne parlava poi sull'approccio chirurgico, cioè che effettivamente è una ghiandola appunto che però ti regola tutto l'organismo completamente e se appunto, beh, 5% però insomma non, anche da noi in provincia Angelo, siamo su questi livelli. Assolutamente, più... assolutamente. Però. Direi che l'Italia è una delle regioni che per una serie di motivi ha una elevata percentuale di pazienti con problematiche tiroidee e quindi anche noi a pieno regime siamo all'interno di questa statistica. Per cui i pazienti che più frequentemente arrivano alla nostra osservazione con una patologia tiroidea importante sono quelli con un'iperfunzione, quindi la tirotossicosi, la malattia di Basedow, o più raramente le tiroiditi dolorose, che costituiscono una piccola fetta delle tiroiditi, in quanto la più frequente è la tiroidite da Hashimoto, che è quella che si associa all'ipotiroidismo, che in realtà è la patologia più frequente in ambito tiroideo, che però comportano delle problematiche cliniche importanti. E per la cura di queste patologie è assolutamente importante un approccio multidisciplinare. Esatto, quello che avete al Valduce. Certo, okay, in questi anni faticosamente siamo riusciti a costruire un team che riesce ad affrontare e offrire al paziente con una patologia tiroidea buona parte. E mi pare di capire anche che, come poi intanto vedo ci sono ancora tanti nostri amici che ci salutano, vi ringraziano, anche Lorenzo da Cantù dice grazie per le informazioni, e devo dire che è molto seguita questa cosa della tiroide perché poi ci interessa tanta gente, Tiziano, anche Clara e Giuliana, buongiorno. Ecco, mi pare di capire, Angelo, appena, cioè, è meglio intervenire cioè quando appunto ci sono dei sospetti intervenire subito, giusto? Perché se si interviene subito poi ci sono ampie possibilità poi di sistemare le cose. Assolutamente, corretto? Assolutamente. Una larga fetta della patologia tiroidea la curiamo noi. Esiste poi una percentuale abbastanza importante dove è assolutamente necessario l'intervento del chirurgo e quindi è fondamentale la presenza di un team tiroide affiatato e che lavora in team multidisciplinare con... Anche Melissa, buongiorno. Devo dire che sì, la tiroide è un argomento di grande attualità, anche perché poi alla fine, come dicevo, come il diabete, giusto, no? Sono quelle cose che permeano la vita. Sì, ma poi alla fine, Angelo, ci convivi. Assolutamente. Poi ci convivi e anche, mi pare di capire, ma sentiamo ovviamente l'esperto, anche tranquillamente, certo. se si trovano poi correttivi. Certo. Affrontando la problematica nella maniera corretta e facendo il percorso sia di diagnosi sia di terapia corretta, le prospettive per avere una qualità di vita e a volte una completa risoluzione del problema sono anche altissime. Si può anche risolverlo. Ok. Certo. Perfetto. Va bene, dottore. L'altro dottore. Buone notizie, quindi. Devo dire che sicuramente anche Alessandra dice soffre ipertiroidismo morbo di Basedow. Basedow. È giusto, perfetto. Certo. È corretto, esatto. Buongiorno Alessandra, un caro saluto anche a te. Ne stava parlando prima lui. È una cosa comune, sostanzialmente? Beh, il Basedow sì. Il Basedow è meno comune dell'ipotiroidismo, però è circa un 0,5% della popolazione soffre di malattie di Basedow, la popolazione italiana. Comunque buone notizie sicuramente, Alberto. No, questo perché... anche per dare l'idea poi della dimensione di un problema, perché tante volte uno... Che effettivamente... Ci sono oggettivamente sempre delle categorie di serie A e delle categorie di serie B. Inevitabilmente alcune malattie, non che diano fastidio o che non si voglia discuterne, però si dà un po' per scontato che rappresentino un qualcosa di minoritario. Magari lo rappresentano dal punto di vista sanitario, perché fortunatamente, come spiegava Angelo,
poi la soluzione è forte, quindi è chiaro che si guarisce, però non sono un problema minoritario dal punto di vista sociale, perché i numeri di questo tipo hanno un costo, perché in realtà Angelo dice ok, guarisci, ma questo è un percorso sanitario, poi però la persona ha il Basedow, non è che esiste una malattia di Basedow, esiste una persona che ha il morbo di Basedow, quindi anche da un punto di vista sociale, implica tutta una serie di costi, il dover magari assentarsi dal mondo del lavoro per fare tutta una serie di accertamenti, spesso sono accertamenti di secondo o terzo livello, cioè esami anche abbastanza particolari, non tutti gli ospedali ce li hanno. Mi rivolgerò a voi, questo è una testimonianza di piacere, perché non ho ancora trovato un medico con cui riesco a... Ebbene, in effetti, ecco, allora Alessandra... Ecco, vedi, questo è il discorso di Alessandra, valore. Loro hanno, e lo dicono perché sono venuti qui tranquillissimamente, questo team multidisciplinare, no? Dove si intersecano l'uno con l'altro, la chirurgia con l'endocrinologia. Alessandra, credo che sono informazioni importanti che vi stiamo dando, e perché no? Ci mancherebbe, rivolgiti con fiducia a loro. Sì, poi l'altra cosa che sai... Hashimoto, scrive Roberta, anche Hashimoto, punto di domanda. Sì, Angelo, vuoi... Sì. Hashimoto è la causa più frequente di ipotiroidismo, è una malattia infiammatoria cronica della tiroide dovuta a una produzione di anticorpi che causano questa infiammazione e nel tempo possono dare un progressivo esaurimento funzionale della ghiandola. Non è matematico, però circa il 2% delle persone con una tiroidite da Hashimoto all'anno vanno incontro a un ipotiroidismo franco. Quindi il messaggio è che la persona con una tiroidite da Hashimoto deve fare periodicamente gli esami di funzionalità tiroidea. È sufficiente farle con una cadenza annuale o semestrale, a seconda anche dell'evolutività degli ormoni, ma comunque quindi è un per Roberta è una indicazione molto importante. Roberta, bene, buongiorno ad Algisa. Quindi Alessandra, se abiti a Como, io credo che il riferimento del Valduce è facile e anche comunque comodo. Poi c'è la nostra Silvia che dice buona giornata, dunque alimentazione antinfiammatoria nel caso di tiroide autoimmune. Io non capisco, cioè lo leggo, però se l'alimentazione può avere un... vi curate anche dell'alimentazione in caso di tiroide autoimmune? Beh, la risposta è articolata. L'alimentazione di per sé non influenza l'evoluzione del processo infiammatorio. Nella sottospecie delle patologie da iperfunzioni, tipicamente il Basedow, più che alimentazione vanno evitati i cibi, soprattutto i prodotti ricchi di iodio, perché potrebbero interferire con la terapia. Ah, ecco, molto interessante. Questo senso. Bene, molto interessante. Quindi, perfetto, bene. Un saluto allora quindi anche a Silvia, che c'è, sì, Silvia, e a Luigi. Ti ringrazio Angelo, Roberta, perché c'è tutto molto chiaro. Grazie. Marinella, buongiorno. Prego. Anche Loretta dice, però è importante sapere, pur se non si hanno queste patologie. Eh beh, comunque è vero, è importante saperlo e loro sono qui proprio per darci queste info relative proprio alla tiroide. Devo dire che vedo che c'è, insomma, la tiroide è una cosa che io non so, mi viene da dire teniamola sotto controllo, ma teniamola sotto controllo, Alberto, perché visto no, assolutamente. Che è un nostro cavallo di battaglia quello della prevenzione. Sì. Però l'idea non è solo il team multidisciplinare, ma è il territorio, ad esempio il rapporto con il medico di base. Angelo faceva presente alla necessità di fare, laddove c'è una patologia, degli esami periodici. Non è che il paziente, o meglio il cittadino, può andare a farsi fare gli esami. Di solito la prescrizione avviene tramite il medico curante, per cui la presa in carico del paziente, che può avvenire in un ospedale, e poi necessariamente seguita anche dal medico di base, per cui il territorio. Tra l'altro, ad esempio, è vero, noi abbiamo il team multidisciplinare, però dato che comunque viviamo in una provincia, il Sant'Anna ad esempio garantisce un servizio di medicina nucleare, che è un'altra parte, che fa parte comunque del percorso. Certo. Quindi la presa in carico non è solamente di una persona, di un medico, ma è di un territorio, e quindi l'idea di aver garantito, per quanto riguarda la parte del nostro ospedale, questo team multidisciplinare comunque si inserisce in un territorio, ci siamo tutti,
perché non è il mio o il tuo, è il cittadino, certo. Sai quanto non è quello che ho chiesto, ci dice Silvia, io ho letto questa, però magari posso aver riscrivi la domanda, ecco, magari riscrivi ancora Silvia, al limite se ci sono problemi possiamo rispondere noi, esatto, certo, potete, ecco, poi ultima cosa, Silvana, buongiorno Marco, gentilissimi dottori, come possono formarsi i noduli alla tiroide? Angelo, rispondi tu. Le domande cattive. Sono venuto per questo. No, i noduli è una galassia complicatissima, quindi dovendo parlare in termini molto generali e molto, diciamo, senza conoscere il tipo di problematica, volutamente starò sul generico. Ci sono dei noduli, cosiddetti noduli di iperplasia, che sono delle aree di tiroide normale dove c'è una maggiore attività della ghiandola. Ci sono dei noduli colloidi che non sono altro che dei piccoli sacchettini più grossi all'interno della tiroide, che può essere paragonata ad un alveare che contiene in ciascuna di queste cellule il deposito della colloide, che è la forma di deposito dell'ormone tiroideo che viene poi liberato quando ce n'è bisogno, e queste lacune colloidi sono semplicemente delle aree, dei serbatoi più grandi in cui viene ospitata la colloide. Esiste poi tutta una patologia ovviamente più importante, i noduli dove c'è una proliferazione cellulare di tipo tumorale, che può essere benigna o maligna, e a questo proposito è importante ricordare che alcune statistiche dicono che fino al 50% delle persone sono portatrici di noduli tiroidei, di questi solo un 3-4% sono noduli maligni. Quindi a fronte di una patologia molto frequente, ancora più frequente perché negli ultimi anni l'accessibilità a diagnostiche non invasive e semplici come l'ecografia tiroidea, che può essere, o con l'ecografia cervicale, che può essere fatta per mille motivi, viene scoperta la presenza di un nodulo. Un messaggio importante da dare è che assolutamente il rilievo di un nodulo non si deve associare matematicamente con un tumore tiroideo. Okay. È importante rivolgersi in prima battuta al proprio medico di famiglia e poi, se ritenuto necessario, allo specialista per affrontare l'eventuale percorso diagnostico necessario. Bene, salutiamo anche Gianfranco, salutiamo anche, allora, beh, Silvana, ok, perfetto, la risposta ok, e poi saluto anche Patrizia e la Silvana dice: ho fatto l'ago spirato, risultato negativo, ma la tiroide funziona per fortuna. È possibile guarire dal morbo di Basedow diagnosticato nel 2014? Ci chiede Alessandra. E poi aspetta, Angelo, un'altra che c'è. Aspetta, ho chiesto se nel team c'è chi si occupa di consigliare un'alimentazione antinfiammatoria nel caso di tiroide autoimmune, ipertiroidismo. Grazie. Cominciamo dalla guarigione del morbo di Basedow, poi questo qui, e poi ce n'è un'altra che è Patrizia, dice: non ho più la tiroide dal 2008, avevo un gozzo nodulare, ok, sì, giusto, scusa, è una ghiandola importante che purtroppo si scopre di avere solo quando crea problemi. Ah, beh, era solo una sua, certo. Buongiorno dottori, soffro di tiroide autoimmune, mi hanno detto di tenerla sotto controllo con gli esami, di non preoccuparmi. Molto interessante le spiegazioni, anche noi. Bene, allora velocemente, perché sì, siamo alla fine, purtroppo, mi chiedo scusa. Allora, magari facciamo così, sia a Silvia che ad Alessandra, visto che il tempo purtroppo sta per finire, potete rispondere voi magari, certo, in privato. Quindi certo. Silvia e le altre nostre amiche, Alessandra, ecco, i dottori hanno la cortesia poi di rispondervi in privato, vi risponderanno, cioè nel senso sulla chat, così vi daranno più specificatamente le spiegazioni, visto che il tempo a disposizione è scaduto, ma devo dire che è piaciuto, cioè interessantissimo questo approfondimento. Grazie ai nostri ascoltatori per essere stati così operativi e interattivi con noi. Grazie a Alberto e grazie ad Angelo per essere venuti oggi a parlare di tiroide. Magari lo rifaremo ancora, perché è un argomento. Sì, sì, assolutamente. Se è un argomento che interessa, ma era ovvio, perché comunque la dimensione, come dice Angelo, è importante sul territorio.
se ci sono poi argomenti più specifici possiamo entrare più nel dettaglio. Grazie ancora, dottori, buongiorno, grazie Angelo, buongiorno. Buona giornata a tutti.